Palizzi. Migliore in campo è stato Vitigna, che non Vitigna. È Vitigna dove è nato Alessandro Florenzi. Non è Vitigna dove sono nato. Cotumaccio, Cotumaccio, il giocatore che giocava ieri sera. Non è il posto dove sono nato, Cotumaccio, l'hai capito? Non ha detto nessuno. Cotumaccio, l'hai capito? Cotumaccio, Cotumaccio, l'hai capito? Cotumaccio. Ma vai a Milano? Cotumaccio, fatti cazzo. Dici una cosa, scusa, invece rompere palle, dici una cosa. Volgarità incredibile. Sto parlando con il mio procuratore. Stiamo attraversando un momento difficile. Con il mio procuratore stiamo analizzando il futuro perché il Crotone non mi ha voluto riscattare. È vero. Cotumaccio, dica cosa mi consigli di fare? Cotumaccio. Io di restare a Paris Saint Germain. Cotumaccio, con questa bella camicia anche un pochino sexy, cosa mi consigli di fare? Cotumaccio, oggi è molto sexy. Cotumaccio, sì. Cosa mi consigli? Io sono qui pronto ad accettare i tuoi consigli, Cotumaccio. Segua il cuore, Alessandro Florenzi. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Ma mi chiedevano che cosa ne penso di Kanté. Ma Kanté, io quest'anno ho allenato Ekdal e Torsby. Pensate quanti passi indietro ho fatto nella mia carriera. No. Di Mortan Guerrieri. No. Di Mortacci. No, 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 Ranieri. Ma piuttosto dove andrà il prossimo anno? Ma io ormai ho 84 anni, quindi per cui sono pronto ad accettare qualsiasi offerta allettante. Quindi? Anche la nazionale cantanti potrebbe essere un buono stimolo per me. È vero, una bella esperienza. Palizzi, Palizzi. Sì, Valizzi. Volevo sentire il parere di Richard Benson che abbiamo. Aspetta, Richard, una senza esagerare. Weyla non l'ha mai detto Richard Benson. In realtà sì, una volta disse Weyla. Così, quando disse questa cosa? Poi ti mando il link. Comunque chiedimi pure. Pensa che la pena è caduta dalla forza dell'urlo. Forza dell'urlo. No, abbiamo ascoltato il brano dei Rolling Stones, Rainfall Down. Sì. Oggi il mitico componente della band, Ronnie Wood. Sì. Ronnie Wood compie 74 anni. Che ne pensa Richard Benson di Ronnie Wood? Abbiamo condiviso un'overdose fatale nel 79. Beh, questo si può anche non raccontare. Eravamo a Parma, fatale. Io e lui, ci siamo fatti in forma de grana, de parmigiano. Cioè, sei proprio... Ci siamo sfonnati de parmigiano. Lui mi disse, Richard, voglio scrivere la storia della musica. Ma che storia è? E io gli ho detto, dovrai passare sul mio cadavere, hai capito? Schifoso bastardo. Scusa, Richard, nel 79. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Approfitterò, visto che vi vedo belli concentrati, ma poco assedianti come concetto. Poco assedianti? Siamo poco assedianti. Non vi approfittate niente perché buongiorno, non so il momento. Attenzione, Cotumaccio. Gli ho voluto dedicare la canzone. A chi? Baffanculo. Ah, il bimbo di proprio così? Proprio così? Vabbè. Vabbè. Sono le bimbe, c'è anche il bimbo. Posso dirlo con grande franchezza? Io non merito questo. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Sandro Canna che scrive. Scusa che tu sei ospite oggi, che scusa che c'è sempre questa cagnoletta che fa bau 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 bau, ma io qua sono rimasta solo perché non c'è più il mister. Questo è Sandro Cam. Non c'è più il mister. Che introduce la Formello Cam. Sono qua da solo. Qua. Sentiamo il mister, non c'è più a Formello. E ci sono io e sto per arrivare. Si fa probabile, siete preoccupati? Se solo mi accontenta sulle richieste e sto facendo, altrimenti se ne può anche andare a fare. Vabbè, grazie Maurizio Sarri. Vabbè, l'ha detto. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Quale persona più volevo raccontare questa esperienza drammatica che ho vissuto qualche giorno fa, millennio fa, qui a casa mia, lei sa dove abito? A via dell'Ambaradam. Chi gli ha detto, Salvatore? Ma ormai è noto, sono 3 anni più o meno che... Una sera dovevo andare in bagno, ero stato colto da questa urgenza improvvisa. Entro nel mio bagno di via dell'Ambaradam. Sì. Hai capito dove abito? Assolutamente, via dell'Ambaradam. Ambaradam. Entro e trovo Nessore. Nessore dentro al bagno, ho fatto, Salvatore, ma che cazzo fai? Ma che adesso il cane? Il Salvatore. Ma che adesso il cane? Va al bagno come noi noi esseri umani. Un cane educato finalmente. Ho cacciato via Salvatore, ho preso a carcere pure sto cane, ho buttato fuori dalla finestra. Ho preso un altro cane, un Labrador. E come si chiama questo un cane? Un Labrador. Ha un nome questo cane? Nestorigno. Nestorigno. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Nel 2001 la schermitrice nonché amante di Silvio Berlusconi, Valentina Vezzali, vince per la quinta volta la Coppa del Mondo di scherma nel Fioretto dopo le vittorie del 96-96. Una testimonianza sportiva del governo. Sono stato 8 anni con la Vezzali. Ma non è vero. Ho avuto modo di colpirla anche io, ma non con il Fioretto, ma con il mio carisma.
Palizzi, Palizzi, Palizzi. Crotumaccio. Crotumaccio, Crotumaccio. Io sono impegnato in questo momento, sai dove? Con la nazionale. Con la nazionale, perché sono impegnato. Tu sei stato convocato per l'Europa, Crotumaccio? Io temo di no. Ma hai vissuto un'esperienza di questo tipo, Crotumaccio? Ma che devi bullizzarmi? Non faccio il calciatore. Io sono titolare dell'Italia di Europa, lo sai. Sono tre anni che parlate male di me, eppure sono titolare dell'Italia di Roberto Mancini. Il cantante ne ha un melodico, Florenzi, comunque. Madonna, veramente, che ansia. Ormai intona canzoni. Il mio prossimo obiettivo è diventare anche capitano. Anche? Capitano. Capitano. Di questa nazionale, Crotumaccio. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Certe scelte vengono fatte anche in nome di una sorta di no, niente, finita così, ragazzi. Noi facciamo radio, perché io veramente il nostro mestiere è parlare. Facciamo solo versi ormai. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Cosa? Bon dia, ragazzi, sono Paola Gitosso Lorenzo. Oggi è tutta un'altra storia con Valentina e Onda. Un bacio grande, forza Roma sempre. Ciao, ciao Paolo, ciao. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Che cacchio? Ma lei non tocca a me. State, bene. Era iniziato state benissimo sto commento. Parlando di un europeo che ha già un'unica vincitrice. Ma che sì, vuole questo sempre? Lui è l'unica squadra che palle sicuramente dominerà la scena senza avere nessun avversario, nessun rivale. Luis, stiamo parlando dell'Italia. Che cacchio parlate? Un europeo già vinto. Luis Enrique, definisca Crotumaccio con un termine. Un coglione. Benissimo, perfetto. Andiamo, chiudiamo la super classifica post. Break. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Cioè, raga, mi hanno concesso un pezzo al mese. Sti pezzi. E era di satira praticamente. Avrebbe bisogno di molte pagine per scrivere tutte le mie inesattezze. Stamattina mi hanno messo. Finalmente. Che hanno licenziato, che è tornato nuovo Benito? Scout per il mercato sudamericano. E non c'è sta Zotti. Io ho soffiato Zotti. Io al posto stamattina. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Dobbiamo essere onesti. Se quelli prendono davvero Sarri, viene totalmente annullato l'effetto Mourinho. Anche e temo fortemente che continueremo ad essere dietro di loro addirittura. Scrive De Vincenzo. Sì, cospargerò di caccole tutta la città, la Formello Gamma attappata da una caccola. Quindi ma di tante anno cose che si possono pensare a maggio e giugno iniziato, ma quell'altro lei deve ancora firmare un contratto, ma come faccia, mi tolga questa curiosità, ma come fa il suo naso a contenere tutto quel materiale e sono anni di stress e di panchine che causano che alimentato questa l'autoproduzione di caccole nel mio naso. Ma possiamo cambiare discorso. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Cavallaro scrive: mi sento come Rocco alla fine di un suo film. Chiaramente si riferisce a Rocco Papaleo, grandissimo. Chiaramente, artista. Certo. Rocco Papaleo. Ho fatto un altro film con Carlo Verdone. Ma sono legato coast to coast. No, solo questo dice Papaleo alle figlie, alla moglie. Ma sono legata. Ma sono legata. Un'intervista esclusiva. Come sta Papaleo? Come che te la basso legata? Ecco, obiettivo in futuro? Andare a basso legata. Un ricordo del passato. Il bar della Basilicata. Mi ricordo, sono stato in Basilicata. Benissimo, ecco. Soltanto un'entità nel cuore di Rocco Papaleo. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Ex Premier, ci chiedono gli ascoltatori, ma lei che ne pensa dell'imminente arrivo di José Mourinho? Intanto vedo che lei ci tiene sempre a sottolineare che io sia l'ex Premier. Beh, anche perché non saprei come nominarla. Se posso permettermi, lei è veramente un cafone. No, ma mi scusi, lei non vorrei dire arricchito, ma un poveraccio. Ma questo è vero, non posso negare. Detto questo, aspetto José Mourinho. Me la ricordavo un pochino più cortese nei modi e negli atteggiamenti. Scusi, è diventato anche scusi, lei. Mi scusi, torno a essere l'uomo diplomatico di un tempo. Esattamente. Aspetto José Mourinho con grande entusiasmo, ma con grande curiosità. Sì. Mi auguro, dopo l'uscita di questi libri, che non rescinda incredibilmente prima di presentarsi. E spero che porti la Roma in alto per scrivere nuove pagine della nostra storia. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Buongiorno ragazzi, sono Paola Gittorzo Lorenzo Ardia. Oggi mi preparo che vado a fare il vaccino. Paola, buon vaccino. Ha finito? Buon vaccino. Pausa. Buon vaccino. Un vaccino.
Quindi questo... oggi niente tennis. Vabbè, porta rispetto. Forza Roma. Ciao Paolo, ciao. Un bacio a tutti. Ma ciao Paolo. Chi? Rocchetti, sono cavoli tuoi, Rocchetti. Rocchetti, sono proprio cavoli tuoi. Paolo, t'hanno cioccato. Balizzi, balizzi, balizzi. Un breve contributo di Bossi, se puoi. Questo è un estratto di un comizio. Gente, la risposta di Gasparri. Si torna da Bossi. Benissimo, grazie. 8 querele. Grazie, in 2 minuti. Grazie a questo il centrodestra ha vinto le elezioni almeno in 2 occasioni. Grazie a questi contenuti indimenticabili, direi. No? Claudio Campanella. Drindlond. Balizzi, balizzi, balizzi. Anche questo sono i Muse. Anche questo sono le band internazionali. Ironia, autoronia, ci piace. Ricordiamo, scoperti da Richard Benson in un locale, credo di Lavinio. Era l'88, Anzio. Anzio, okay. Stavano là a mangiarsi il pesce. Stavano con Augusto Ciardi. Bellami, basta mangiare i fritti. No. Prendi la chitarra e inizia a suonare. Devi fare musica. Devi fare la musica. Loro grandi amanti anche dell'Italia. Come hai detto ai Muse, scusami. Gli ho detto basta mangiare la frittura, inizia a schidarrare, e loro l'hanno fatto molto bene. Tra l'altro, amanti della grande beccata di Richard Benson. Balizzi, balizzi, balizzi. Voglio fare un annuncio importante. Ecco, Cotomaccio, prego. Mi sente? La sento. Ma deve ascoltare che c'è un annuncio importante alla nazione. Mi ha convocato? Spagnolas. Vediamo. Per la sostituzione di Barbara Boucher. Barbara Boucher. Barbara Boucher. Siamo malissimo, però, prego. Le convocati sono sì. Cotumaccio. Sì. Ah, detto bene. Harry Kane. Sì. Lewandowski. Sì. Non c'è uno spagnolo finora. Mbappé. Sì. E Lukaku. Allora, cosa strana non è che ci sta Francesco mezzo, Campo. Ma solo che non c'è uno spagnolo. Esatto, no, io figuro bene. I giocatori selezionati per l'eventuale sostituzione di Barbara Boucher. Vabbè, in bocca al lupo, guardi. Che cazzo Maraviglia. Chiamato? Io ma rispondo presente comunque. Vabbè, non fantastico, so. Meraviglioso, grazie. Pazzesco. Balizzi, balizzi, balizzi. Devo no. dire questa cosa. Che la dica rapidamente, maestro. San Marino. Eh? Eh? San Marino? San Marino. Stamattina. Ah, stamattina. Nessore, sì? Questo mio cane, questo Labrador. Conosciamo bene, guarda. Un Labrador. Un Labrador. Ha capito? È un Labrador. Che ama a cacare, lo dica subito. Questo non conosci Labrador. Vabbè. Che mi metti in collegamento qui se non conosco i cani. Scusa l'intervento, maestro. Ha prodotto un cremolato. Ha capito? Quindi stiamo chiamando le forze dell'ordine per estirpare questo cremolato da casa. Perché... A questo proposito, Michele D'Apuzzo. Ha capito, è la scaletta. Me la chiami te. Scrive D'Apuzzo. Il cremolato no, è stato successivo al D'Apuzzo. Ha capito? È oggettivamente, scrive D'Apuzzo, un ottimo centrocampista. È un profilo che alla Roma quest'anno è mancato. Questo non capisce niente. Balizzi, balizzi, balizzi. Buongiorno, Paolo Roma. A che ti serve essere alto che non c'è all'altezza? Oppure essere bello che dentro di te non c'è bellezza? Forza magica, Roma. Balizzi, balizzi, balizzi. Tomagoj Vida è bestia, sì, che sì. Giocatore. Guarda. Che bestia, che bestia. Che bestia, che bestia. Che bestia. Che bestia. Tachicardia. Che bestia. Beh, è evidente la tachicardia. Mi hai mai fatto ridere, mi dà un fastidio. Ma è stato nostro. Ma l'abbiamo avuto ospite. Lo so. Ma no, ma neanche a mancare rispetto così ai nostri ospiti. Mi fate finire invece di interrompere sempre, che veramente neanche nei peggiori bar di Caracas. Ah, stai per aggiungere un ma. Ve l'ho detto ieri l'altro anno, quando l'abbiamo sentito. Ho detto finché non l'ho conosciuto, tra virgolette, che era su Skype. Come persona l'ho trovato molto carino. A me però al cinema mi ha mai fatto ridere. Ma che devo fare? Non è che me, cioè, tachicardia. Però l'ho trovato carino, sei entusiasta, cioè una persona fighissima, è messo lì, era tutto contento e sta con noi in collegamento. Quindi la povera rivaluta. Però al cinema non mi ha mai fatto ridere. Speriamo che passi in fretta questa pandemia. Ricordo che pronunciò esattamente le stesse parole. Questa pandemia. Balizzi, balizzi, balizzi. Ma la Samp non so quando lo vorrà annunciare il suo allenatore, forse a Ferragosto? Non lo so. Anche perché Ranieri ormai ha dato le dimissioni, ha lasciato la panchina da almeno un mese. Da subito. Ma mi sono rotti i coglioni perché non ne potevo più. De Ferrero. Ma sempre più sboccato Claudio Ranieri. Mi sono rotti i coglioni. Ho dovuto allenare per 3 anni Berezinski, Ekdal e Torsby. Vabbè, a un certo punto ne ho fatta più. Sono invecchiato altri 10 anni. Vuole chiudere in maniera elegante. Me ne sento addosso 85 adesso.
quindi i mortanghieri. Guerrieri addirittura. Guerrieri. Messa alla spagnola addirittura. Guerrieri, fantastico. Il Mortan Guerrero. Guerrero. Ma perché? No. Valizzi, Valizzi, Valizzi. Data sua preferenza, a me medesimo, quindi Valentina Cattoni, siamo pronti. Andiamo di là, c'è Stanzino pronto. Sei in qua lasciamo qua, sei. Testa di maiale di cotomaggio da dai, solo. È necessario specificare questa cosa. Andiamo, andiamo di là a divertire. Vieni anche amico Giulio De Cesare. No. Facciamo omenaggi a Troy. Con Maurizio che riprende tutto. Ma Maurizio, che schifo. Maurizio fa filmati, mettiamo su TikTok. Valizzi, Valizzi, Valizzi. Artigiana Materassi, per tutto il mese di giugno continuerà a praticarvi lo sconto del 60% su tutta la gamma. Scusa. E vi invita a visitare il nuovo sito internet www.artigianamaterassi.com. Hai letto tre righe, stai morendo. Basta. Fammi continuare. Io credo che Artigiana Materassi concluderà qui la collaborazione con Teleradio Stereo. Ci ha chiamato Croce e Sagatta. Valizzi, Valizzi, Valizzi. A proposito di formaggi che puzzano, Michele da Puzzo. Ammazza, oggi è terribile. Vabbè, grazie Michele. Vabbè, oggi è una mattina difficile anche per Michele da Puzzo. Sarà consapevole Michele da Puzzo di queste reazioni che io credo che non vengono in studio. Non ha mai reagito negativamente. Secondo a tutto me lui questo, commenta e non ci ascolta. Non ci ascolta. Questa insistenza, la Francia è la squadra più forte, scrive da Puzzo. Vabbè, e l'Italia può ambire, sottolinea da Puzzo. Dai, ragazzi, ma veramente va un freno, però te no, ogni tanto. Vabbè, sottolinea da Puzzo. Hai capito? Se poi te mi ferma là. Ci vuole la sotto. C'è già una mattinata orribile, non lo so, mettiamoci il carico. Vabbè, riprendo un attimo il pensiero di Tapuzzo. Io mi dissocio. Aggiungi. Se lui la smettesse di dire Tapuzzo, vedi adesso è anche il contrario. Vabbè, l'Italia può ambire ad arrivare tra le prime quattro perché ritengo abbia una buona squadra e un tecnico di primo livello, peraltro una persona tanto educata. Chi però? Di chi stai parlando? Tapuzzo. Matteo Pili. Però va detto, quelle rumorose non sono quelle più maleodoranti. No, anzi, quella potrebbe essere un tipo silenzioso. Meglio di no, speriamo. Però sarebbe no. Stato Michele Loffa in quel è vero, caso. È vero. E invece è da Puzzo semplicemente. Ma continuiamo, quanto è bello. Io non ho un momento. Valizzi, Valizzi, Valizzi. L'ultima domanda è su Monci, sentiamo cosa risponde. Pelato maledetto schifoso bastardo. Testuale. Questo è proprio testuale. Il messaggero. Hai distrutto la mia Roma. Sì. Hai distrutto la mia Roma. La Roma di noi tutti. Cotumaccio ha distrutto la mia Roma. Sono d'accordissimo con lei, Sabatini. Io sto iniziando a soffrire, mi devo basta, smettere. Te la voce. La devo smettere completamente. Valizzi, Valizzi, Valizzi. Però per il resto c'è stato un fatto di gusto, visto che parliamo comunque di arte, di musica, al di là del contenuto può pure non piacere. Visto che ogni volta appare sempre che stiamo a dire, cioè, grandi pensatori se possono toccare. Sì, se potranno pure leggere, non necessariamente cantare, penso io, tante volte, no? Quindi poi ci sono gusti. Che ma nessuno... sta bene Massari? No, guarda, questo sta vomitando in diretta. Sentiamo, cioè, so, Massari. Scusate, ho assaggiato una mia recentissima creazione pasticcera. Ma è nuova? Ma è venuta male. Beh, grazie di averci non è regalo. Stata decisamente la mia migliore creazione pasticcera, visto che fa schifo al... No, ecco, vabbè, che schifo. Continuiamo ad ascoltare. Questo spazio sta detestabile. Possiamo andare avanti? Valizzi, Valizzi, Valizzi. A chi non è capitato di finire nella bocca di una balena? Comunque sarà capitato più o meno una volta a tutti. Che noia se no? Non è successo, ragazzi. L'incipit del pezzo è molto originale. Non è un falegname, non si chiama Geppetto e non è il papà di Pinocchio. Sembra l'intro di una canzone di Cuccini. Non è un falegname, non si chiama Geppetto, non è il papà di Pinocchio. E sarebbe comunque il testo più entusiasmante della discografia di Cuccini. Se devi farti insultare dalla gente. Vabbè. Oggi è anche il compleanno di Francesco Cuccini. Ricordiamo, 104 anni. Sì. Lui è uno di quei cantautori che sembra veramente il classico pensionato. Ti stai mettendo proprio nei guai da solo. Guarda, già t'hanno insultato, giacchetto già da pescatore. Hanno tutti che hai camicia a quadri. Vabbè, chiedo scusa. Vabbè. Posso riportare? No, il non così. Peraltro, scusate, Cotumaccio che parla dei vestiari. A me già sta cosa capito, fa abbastanza sorridere. Ma state zitto. Con una cotocamicia ci vedrei bene i Cuccini. Valizzi, Valizzi, Valizzi. Michele da Puzzo.
Io veramente, ragazzi, la Francia, fatto... scrive Davusso. Dai, basta. Sì, ma lui fa tanto ridere, perché lui ha 3 anni. Sì, ho cioè, capito, tu hai, ma è presente i bambini possiamo, di 3 anni che fai le pernacchie e ridono. Noi non possiamo compiacere Cotumaccio se una cosa fa schifo, però all'età in eterno, perché lui continua a fare il deficiente. Lo so, qual è? Però se lui dice da puzzo. Finché ci cacciano tutti, perché te continui a fare pernacchie. Anche se lo dico io. Ma non se va. Anche se io stesso dico da puzzo, non riesco a stare zitto. Viene automatico, capito? Cosa è la cosa, ma che te, mi... ma che te ridi? No, la cosa che mi ride. Stupisce è che diventa rosso no, quando ride. La cosa che mi stupisce è che nonostante questa gag tremenda ai suoi danni, Michele D'Apuzzo continui a scriverci seriamente sempre, ogni mattina. Cioè, noi andiamo avanti dicendo Michele D'Apuzzo. Capisci? Proprio dai, ragazzi, insomma, non si può fare. Guardalo, riesce a respirare quando. No, ma pensa quanto è imbecille. Cioè, non è che... Beh, questo l'ho sempre detto, insomma. Allora, dicevamo il nostro amico che adesso di cui non nominiamo il cognome, altrimenti. Lo so, no, però, lo so, no, però sai, ho immaginato che partisse. Vabbè, Michele scrive: la Francia, pur non avendo gioco. È fortissima. Ho scommesso una finale Francia-Inghilterra. Attenzione, questo è un messaggio più alla Paolo Maledei. Ho scommesso una finale Francia-Inghilterra. Questo occhio, chiaramente lo sostiene un nostro amico della Super Classifica Post, che tra le altre cose fa di cognome D'Apuzzo. Balizzi, Balizzi, Balizzi. Tommaso Gregorio Cavallaro. Io mi dissocio da proprio, guarda. Senti, qua c'è un problema, che un cavallo si è trasformato in un somariello. Qual è il problema? Somariello. Che sei un somariello, mannaggia la miseria. Vabbè. Caro Ciro, non sarò in campo questa sera perché sono infortunato, ho un problema al polpaccio, ma mi ha detto Cotumaccio che vi ha visto allenare e state andando benissimo. Molto bene. I miei compagni mi ha che? Florenzi è impazzito. Grazie Alessandro Florenzi. Prima un po' di confusione all'interno della serie italiana. Questo è Greg Palizzi, Palizzi, Palizzi. La Gatoni ha mai morso? Le parti intime o in generale? No, adesso, se non ti permettere. Adesso, questo è qualcosa che attengono alla privacy. Immagino di sì, ma sono cose che attengono alla privacy. Ma immagini cosa? Ma immagina le palle tue. Ma no, mi dissocio. Io non ho utilizzato questo linguaggio volgare. Prendo le distanze. Voi siete due cafoni trogloditi. Io, che c'è? Campo, andiamo in break, per favore. L'avrà morto. Io veramente. Ma cosa ancora? Palizzi, Palizzi, Palizzi. Ricordi anche un grandissimo musical, Costanzo? Al debutto nel 1978, quando ho compiuto 74 anni, la versione cinematografica di uno dei maggiori successi teatrali di Broadway, sì? Grease. Che Grease? Guardi, la pronuncia inglese è Grease. Una pellicola strepitosa prodotta da Franco Bracardi e presentata in prima mondiale il 13 giugno a New York, per protagonisti John Travolta e la cantante australiana Valentina Catoni. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Ex premier, ci dica lei che cosa faceva all'epoca. Che cosa devo dirvi? Mi spingete a essere poco umile. Ma lei era allo stadio olimpico a festeggiare per la Roma? Non solo ero allo stadio olimpico, ho rubato una zolla dal campo. Me la sono portata a casa. Ecco, la restituisca, caro Conte. Adesso vale il quadruplo. Cioè, grazie lei a tutti. Ha rischiato di farci perdere lo scudetto per annullamento. Perché è lei, è lei. Ricordo che il capello mi mandò a quel paese proprio perché entrai e feci irruzione, cercando di strappare la mutanda a Candelà. No, non riuscì a farlo. Premier, mutanda... ex premier. Signor ex premier. Signor ex premier. Come conte la mutanda a Candelà, ma insomma. Ricordo un grande sole, grande paura di perdere anche quello scudetto. Però alla fine ce l'abbiamo fatta. È vero. Oggi sono a capo di un grande movimento politico. Vabbè, questo non gliel'ha chiesto nessuno. Esatto. Sta aggiungendo dettagli. Esatto. Che non dal nulla. Che non ci interessano. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Maestro, buongiorno. Buonasera. Buongiorno. Buonasera. Buongiorno, maestro. Buonasera a voi. Fino a domani così. Siamo collegati con Radio Stereo. Sì. Tu, amico di Valeria, che ieri ho detto ciao Radio Stereo. È una grande emittente. Bresciana. Bresciana. Io mi collego. Non è vero. Ma che ricordi ho di quella giornata? Ma io mi ricordo che semplicemente stavano riposando come al solito. E mentre riposavano, a un certo punto hanno cominciato a fare un casino terribile. Tutti questi clacsoni. Vabbè, giorno di festa. Tutti questi cani che cagavano per strada. Un casino incredibile. Cani, vabbè.
E quindi ho chiamato Salvatore e ho detto: caccia via questi rompicoglioni. E sono andati via. E Salvatore l'ha accontentata, meno male. Gli ha sparato a tutti. Vabbè, la violenza del maestro. Ha commesso degli omicidi, ma. Ecco. Necatombe di cani. Palizzi, palizzi, palizzi. Senta, Ranieri, si parla di questa chiaramente nuova avventura a Firenze. Potrebbe raggiungerla Berezinski. Ma ho parlato con la società e mi ha detto: il primo acquisto che le facciamo, caro mister, è Berezinski. Gli ho mandati a quel paese, li mortacci loro. No, ecco, non ce l'hanno ancora Ranieri, a posto. Quindi, interrotti i contatti anche con Ranieri. Ormai ogni trattativa Ranieri la chiude con un mortacci loro, a prescindere dalla situazione. Palizzi, palizzi, palizzi. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, che ci fa qui? Buongiorno, Codomascio. Sono contento da partecipante a questo gruppo straordinario che è il gruppo della nazionale. Sì, anche se ieri non ha giocato. Sono sicuramente contento, ma esattamente, Codomascio. Ieri non sono sceso in campo. Per un problema al? Al polpaccio, Codomascio. Ho avuto un problema al polpaccio. Come ho avuto un problema al polpaccio, ho subito pensato di chiamare Codomascio. Per quale motivo, scusi? Per la rima. Per raccontargli di questo problema al polpaccio. Capito? Se mi chiama perché si fa male. E se adesso il CT conferma di Lorenzo e non gioco più ti dolori, cosa succede? Farebbe probabilmente bene. Codomascio, lo sai che sto vivendo un dramma personale. Lei. E non riesco neanche più ad andare a strappone la notte perché non ce la faccio. Ma perché? È consentito di andare a strappone durante l'europeo? Io non ce la faccio, mi faccio male al polpaccio, chiamo Codomascio. Ma forse è per quello. Perché non ce la faccio. Il rapper Alessandro Florenzi. Questo è il nuovo tormentone estivo, rapper di Alessandro Florenzi. Rapper proprio. Rapper. Un tormentone rapper. Tormentone rapper. Un macio, che bella camicia che c'hai, me ne presti una. Vuole? Grazie, molto un volentieri. Macio. Sì, sì. Vuoi la mia sacca? Un macio, non giocherò più in questo europeo. Un macio, no, fai no, qualcosa. Si riprenderà Alessandro Florenzi. Ma uno psicoterapeuta per Alessandro Florenzi? Credo, cioè, che serva un intervento di qualcuno di importante, un professionista. Palizzi, palizzi, palizzi. Bentornati su Dimensione Suono Roma. Una cosa favolosa. Siamo qui a raccontare il grandissimo mondiale di Qatarro 2024. Qatarro, che schifo. Una cosa, alla mia sinistra un gigantesco Matteo Pirelli. Veramente una situazione straordinaria. Buongiorno Luca. Mi sento onorato di essere al tuo fianco. Sì, una cosa favolosa. Io un po' meno, ma insomma, nel senso che comunque sia l'età è quella. Ma che è questa è una TV straordinaria, vedo tantissimo pubblico. Siamo una la radio, bellissima. Non c'è nessuno in studio, il pubblico davanti a noi, una cosa favolosa. Vuole benissimo. Salutare anche il nostro regista, bellissimo Cosmo Campo, una cosa sensazionale, un personaggio di alto spessore. Vi do appuntamento con Uno Mattina domani pomeriggio sempre alle 18. Ma lei non conduce più Uno Mattina da almeno 20 anni, credo, perché allora sveglia, non ci ho capito niente, arrivederci. Palizzi, palizzi, palizzi. Intanto c'è una notizia che riguarda da vicino Alessio Nardo, cioè? Perché nel 2012 venne creato un supercomputer. Sabrina Salerno si è ridotta il seno, questa era no, per Alessio. Il supercomputer si chiama Sequoia, non so se Alessio vuole. Beh, che dire, io ringrazio del resto. Sequoia si sono ispirati chiaramente. E grazie ovviamente per questo omaggio, professore. Perché? Da parte della IBM. Dai. Io veramente, ragazzi. La IBM ha scelto di omaggiare un professore dando il nome di Sequoia al computer. Ancora oggi ne vado fiero e sono commosso. Ricordiamo che la Sequoia occupa 280 metri quadrati e servirà a lavori su astronomia e energia, genoma umano e approfondimenti su Euro 2020. Andiamo verso la conclusione di questo spazio, è meglio per tutti. Palizzi, palizzi, palizzi.